Ciao ragazze, oggi vi presentiamo un piccolo rimedio casalingo e naturale per poter fare uno scrub comodamente da casa. Io mi sono preparata un po' di sale da cucina e dell'olio. Può essere d'oliva, di semi, di girasole, di mandorle, quello che avete a casa. Una ciotolina, una palettina per poterlo amalgamare e un cucchiaio da cucina. Io inizierei con mettere dei cucchiai di sale e iniziare a rovesciare un po' d'olio. Così riusciamo a iniziare ad amalgamare bene il sale all'interno della nostra ciotola. Quando sarà una cosa cremosa, possiamo aggiungere ancora un pochino di sale. Vedete che sta diventando una bella pappetta omogenea e cremosa. Per chi volesse può continuare, così finisce l'olio che ha a disposizione nel bicchiere. Tanto non va a male, quindi possiamo conservarcelo dentro un contenitorino nella doccia e concludiamo con il nostro olio. Vedete? Rimane proprio una bella sensazione di morbidezza, così possiamo farcelo su tutto il corpo o semplicemente anche sulle mani prima di idratarsi bene, visto che è un momento anche un po' di disidratazione. Quindi, vedete? Una bella cremosità. A breve vi faremo anche vedere come utilizzarlo.